Buongiorno a tutti, buon mercoledì, buona settimana, ci troviamo a Peschiera del Garda, io sono Claudia e come sempre siamo qua per il nostro approfondimento storico settimanale. Al momento siamo alla tavella numero 13, ovvero al Bastione Querini, che è quello che vedete alle mie spalle. Volevo ricordarvi un attimo i vari servizi che potrete trovare disponibili quotidianamente. Il primo è quello delle audioguide, disponibile in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e l'immancabile dialetto veneto. Vi sarà data in dotazione questa mappa e seguendo l'itinerario numerico potrete scoprire la nostra fantastica, splendida e interessantissima storia. Inoltre, su ogni tabella troverete il QR code che potrete scannerizzare con il vostro telefono ed ascoltare la storia del luogo in cui vi trovate. E soprattutto ci sono disponibili anche le visite guidate, i walking tour, sono delle passeggiate storiche molto carine, molto interessanti, dove scopriremo i luoghi di maggiore interesse di Peschiera del Garda. Bene, oggi siamo qua per il Bastione Querini. Il Bastione Querini era uno dei due lati di accesso dal lago alla fortezza e faceva parte dell'antico porto di Peschiera del Garda. Era l'accesso alle imbarcazioni e battelli quando era presente il suo bastione gemello, demolito tra il 1910 e il 1911. Ma volevo parlare un attimo di una parte del bastione, ovvero l'orecchione. Nelle fortezze rinascimentali l'orecchione era parte del fronte bastionato e costituiva praticamente la difesa dai possibili tiri dell'artiglieria dei nemici. E cos'era l'orecchione? Era una parte del bastione, ovvero era una parte laterale, sporgente e arrotondata. L'orecchione del Bastione Querini di Peschiera del Garda aveva il compito di difendere uno dei luoghi più sensibili ai possibili attacchi, ovvero il porto. Il suo volto porta i segni della storia, del tempo e assieme a numerose manutenzioni, come si può ben vedere. Con questo vi lascio, anche oggi spero di avervi regalato qualche notizia in più sulla nostra Peschiera del Garda. Vi invito sempre a venire a trovarci, vi aspettiamo, Peschiera è bellissima e ha tantissima storia da offrirvi, quindi venite qua a Peschiera del Garda. Vi auguro una buona settimana e ci vediamo presto, seguiteci su Tourism Peschiera. Ciao, buona giornata!